Cari amici del web, eccoci a Millepini, sulla spiaggia, nel comune di Cassano allo Ionio, per documentarvi una splendida iniziativa, quella di Puliamo il Mare. Iniziativa alla quale hanno partecipato tutti i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio cassanese, organizzata dall'associazione ricreativo culturale Patrioti Briganti e patrocinata dal comune di Cassano allo Ionio. Questo è il risultato della raccolta e della pulizia fatta sulla spiaggia oggi. Come potete vedere, è andata abbastanza bene. Andiamo a sentire qualcuno dei protagonisti. Inizialmente vorrei ringraziare la vostra emittente per essere qui sulla spiaggia. Questa iniziativa è iniziata l'anno scorso. Il tutto è un percorso che ha fatto l'associazione, iniziando da un gruppo di amici, poi formalizzata come punto di associazione, punto di importante per l'ambiente sul territorio. Siamo un'associazione che comunque vuole valorizzare il territorio anche dall'ambiente e soprattutto dall'ambiente. Ecco, come hai ben detto tu, scusami, grande attenzione verso l'ambiente. Questa, diciamo, vostra associazione fatta soprattutto da giovani comporta una grande attenzione giovanile per la problematica della tutela ambientale. Continuerete a fare opere di questo genere e soprattutto le istituzioni, ad esempio il comune, eccetera, eccetera, dimostra vicinanza in questi vostri progetti? Diciamo che la vicinanza del comune, magari qualche ente vicino, è un po' relativa. Bisogna sempre chiedere spesso e volentieri in modo continuo e duraturo, perché sennò altrimenti non hai molta risposta. Però alla fin fine è importante anche per le associazioni essere presenti a prescindere dalle istituzioni che ti stanno intorno, soprattutto per cercare di essere un punto di appoggio anche per le stesse istituzioni. La nostra associazione questo lo sta facendo. Siamo felici di essere un'associazione che ha come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente e soprattutto del territorio, come già ho detto prima. E quindi vedere anche questi bambini qui sulle spiagge in gran numero, venire a partecipare con il sorriso, con un grande entusiasmo ti rallegra e ti fa sentire veramente importante per il territorio. Un'altra domanda, grande partecipazione anche di altre associazioni, stavamo notando. E questa sinergia che c'è tra di voi è un dato molto positivo. Quante altre associazioni hanno collaborato alla giornata? Penso che collaborare con le altre associazioni sia vitale per le associazioni stesse, anche perché se non ci si dà una mano tra tre associazioni hai vita breve. Noi siamo ancora giovanissimi a livello di associazioni, però siamo comunque, come detto prima, un gruppo che vuole crescere. Per crescere comunque ti devi anche appoggiare ad altre associazioni. In questa manifestazione hanno partecipato la Misericordia, di cui ne sono molto felice. Dopo c'è il Sorriso, c'è anche una struttura di psichiatrica di Villa Piana, dove d'altronde lavoro io, che è la Villa San Francesco. E vedere tutte queste persone qui presenti sul territorio ti rallegra, perché comunque capisci che non sei solo tu a volere il bene di questo territorio, ma spesso e volentieri anche altre persone si vogliono distinguere per queste cose. La partecipazione fino ad ora è di 72 bambini, risultato triplicato, anzi quadruplicato rispetto alla prima volta, dato che questo è il secondo anno della riproposizione dell'evento. Siete quindi soddisfattissimi, esperienza da ripetere? Sì, sicuramente un'esperienza da ripetere, anche perché i ragazzi hanno risposto, come hai detto tu, in massa. Pensavamo di gestirli sicuramente molto meglio con un numero inferiore, però la risposta è stata tanta. La nostra è un'associazione, come ho detto prima, giovane, quindi sicuramente non eravamo portati ad aspettarci un numero così, però ne siamo ben lieti, ne siamo felici, e adesso comunque con tutta questa partecipazione non può far altro che rallegrarci e portarci verso nuove avventure, non solo questa di Puliamo il Mare. Beh, allora buon lavoro, ne hai tanto bisogno, visto che si è alle prese con tutti questi bambini. Vi ringrazio di nuovo, soprattutto per essere qua, perché è la cosa che secondo me dà visibilità all'ambiente, non solo a noi come associazione, ma proprio all'ambiente stesso. Quindi, grazie a voi e buon lavoro. Grazie a voi. Eccoci con l'assessore comunale Tufaro con delega all'ambiente, testimonianza, presenza che testimonia appunto l'attenzione, ovviamente il patrocinio del comune verso l'iniziativa Puliamo il Mare. E un suo punto di vista sulla giornata, sulla riuscita e sulla partecipazione delle persone. Allora, come lei può vedere, la giornata è
ancora non è terminata, però diciamo che è positiva, l'iniziativa è stata positiva. Per tre ragioni. Il primo, perché devo ringraziare l'associazione Patrioti e Briganti, che questo è il secondo anno, quindi stimolano continuamente l'amministrazione comunale alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente. Poi hanno raggiunto un altro obiettivo, che è quello pedagogico-didattico, cioè che stamattina hanno spiegato ai ragazzi il valore dell'ambiente e nello stesso tempo lo hanno poi messo in pratica, quindi anche il coinvolgimento delle scuole è stata una cosa intelligente ed importante. Il terzo aspetto, come lei può vedere in questo momento, è di tipo ludico, cioè nel senso il gioco che poi i ragazzi, oltre diciamo a lavorare, per modo di dire, stamattina a raccogliere i rifiuti, che devo dire la verità sono soddisfatto anche dell'impegno da parte dell'amministrazione, che ha fatto diciamo trovare stamattina tutto sommato il nostro litorale abbastanza pulito. E questo perché è una politica che noi abbiamo avviato appena ci siamo insediati e quindi cercheremo di tenerla sempre in considerazione. Devo ringraziarli perché hanno anche mostrato una certa disponibilità a lavorare insieme a noi nel prossimo futuro. E un altro aspetto importante è che questa iniziativa riguarda la nostra costa, per cui pone anche l'attenzione di una zona nevralgica per quanto riguarda l'estate in tema di turismo. Ovviamente il progetto è stato voluto e si vede comunque la collaborazione di più associazioni. E quindi questa vostra politica di sostegno verso la partecipazione sinergica di più associazioni, quindi tra comuni e associazioni, è qualcosa di reale, di concreto. Continuerà? State vedendo i frutti di questa politica? Sì, intanto devo dire per onestà culturale che questa è un'iniziativa che è partita l'anno scorso, quindi già la precedente amministrazione l'aveva avviata. Noi l'abbiamo, con le risorse disponibili, aiutata, accompagnata. E per questo motivo devo anche ringraziare la ditta Femotet che lavora sul territorio, che ha dato un apporto anche significativo, perché ha dato i cappellini, ha dato le magliette, ha dato le buste, quindi ha predisposto anche quel poco di materiale che serve per quanto riguarda l'iniziativa. È chiaro che bisogna fare ancora molto per l'ambiente, perché le risorse mancano, gli impegni sono molti e devo dire che io mi sto muovendo insieme alla Giunta e al Sindaco in direzione di predisporre quegli atti necessari perché si cominci a dare delle regole in tema ambientale sul nostro territorio. Noi per esempio dobbiamo approvare il regolamento del verde, dobbiamo predisporre anche una regolamentazione per quanto riguarda l'asportazione dell'amianto dove è pericoloso, c'è bisogno di una fase di monitoraggio serio e poi di predisporre progetti ed iniziative, però dove ci vogliono delle risorse. Speriamo che l'attenzione si possa un po' spostare verso queste problematiche, perché fino adesso siamo stati impegnati per quanto riguarda il problema dei rifiuti che sta coinvolgendo un po' tutto il nostro territorio. Gli interventi, come dice lei, da fare in ambito ambientale sono tanti. Avete già programmato, c'è una tempistica delle cose da fare o ancora deve essere discussa la questione? No, la tempistica c'è, perché io ho già fatto predisporre all'ufficio ambiente un progetto per quanto riguarda la differenziata, nel senso che noi abbiamo già in modo quasi concreto stabiliti i costi, perché se si parte ed il tipo di studio che va fatto per quanto riguarda la differenziata, perché la differenziata è un problema che se lo si affronta seriamente oppure non decolla. Poi ho già predisposto una delibera che porterò in giunta la prossima settimana per quanto riguarda la regolamentazione della varianda, cioè i tempi tecnici sono stabiliti, poi la politica si sa magari stabilisce, poi ci sono altri problemi che magari ti distraggono. Un altro impegno a breve che ho già fatto predisporre, che ne ho parlato poco fa con il sindaco, che dobbiamo avere la disponibilità anche degli operatori turistici. Quest'anno voglio organizzare una riunione con gli operatori turistici perché bisogna anche organizzare la raccolta dei rifiuti sul litorale, perché gli operatori turistici devono collaborare affinché si realizzi una corretta anche raccolta e anche differenziata, se vogliamo, perché
loro, anche perché in questo periodo ci sarà un'enorme quantità di materiale che va smaltito, e quindi se riusciamo a fare almeno nelle grosse strutture alberghiere la differenziata sarebbe una cosa molto, molto bella, insomma. Beh,